Vi racconto una curiosità riguardante la grande scalinata di prima classe del Titanic che è uscita fuori dalle ultimissime ricerche fatte. Tutti abbiamo visto e conosciamo, anche grazie al film di James Cameron, la bellissima scalinata di prima classe con la sua stupenda e maestosa cupola in vetro. Come vediamo dal film, siamo sempre stati abituati a vedere la cupola totalmente illuminata anche durante la notte. Esattamente come la vediamo in questa immagine qui. La cupola era ricoperta da una copertura totalmente piena di finestre che permetteva l'ingresso della luce naturale. Le ricerche fatte hanno portato alla scoperta che la cupola non era retroilluminata, quindi il suo aspetto di notte sarebbe stato praticamente questo. L'unica cosa che era illuminata era il lampadario sulla sommità dotato di 50 lampadine. A mio parere è un vero peccato perché senza retroilluminazione la cupola perde tantissimo di eleganza. E come sempre una piccola chicca. La cupola che era posizionata sulla grande scalinata di prima classe situata a prua della nave non era rotonda come vediamo nel film, ma era ovale. Il Titanic non aveva una sola scalinata di prima classe, ma ne aveva ben due. La seconda scalinata era leggermente più piccola della principale e scendeva esclusivamente per tre ponti rispetto alla principale che scendeva fino al quinto. La cupola rotonda era posizionata sulla seconda scalinata. Non tutti sanno che il quarto fumaiolo del Titanic era un fumaiolo finto. Non era infatti collegato alle caldaie. Originariamente le navi di classe Olympic erano state progettate solo con tre fumaioli. Durante la progettazione la White Star fece quella che oggi sarebbe un po' un'indagine di mercato sulla sua competitrice, la Cunard. Le navi della Cunard, infatti, come il Lusitania o il Mauretania, avevano tutte quattro ciminiere, questo perché puntavano più sulla velocità che sull'estetica e l'eleganza. Avevano infatti bisogno di più caldaie e quindi più vapore, a differenza dell'Olympic e del Titanic che puntavano sullo sfarzo. Alla Cunard non importava dell'estetica delle loro navi e per portare aria ai ponti inferiori delle loro navi riempivano i ponti superiori di queste bocchette di ventilazione, che erano enormi e molto antiestetiche. Inoltre la White Star aveva notato che le navi con quattro ciminiere attiravano molto di più i passeggeri rispetto a quelle a due o tre, quindi decise di aggiungere un fumaiolo al progetto dedicandolo ad un unico scopo: la ventilazione. In questo modo si poteva portare tranquillamente aria ai ponti inferiori e quindi togliere quasi del tutto le bocchette di ventilazione presente sul ponte e rendere quindi la nave più bella ed elegante. Inoltre, le cucine del Titanic andavano a carbone, quindi il fumaiolo serviva da sfiato appunto per i fumi delle cucine. E sulla nave c'era un unico camino funzionante, quello della sala fumatori di prima classe. Quindi il fumaiolo serviva praticamente anche da canna fumaria. In cima alla ciminiera era presente anche una piccola pedana di osservazione utilizzata spessissimo dai fuochisti, che venivano spesso visti in cima. La prima macchina per il ghiaccio fu inventata nel 1854, mentre il frigorifero ad uso domestico venne introdotto nel 1913. Tuttavia, già qualche anno prima, navi come ad esempio quelle della classe Olympic erano dotate di un sistema di celle frigorifere per la conservazione del cibo. Il Titanic aveva una serie di celle frigorifere sparse per tutta la nave, ma la maggiore concentrazione era situata verso la poppa. Le celle frigorifere erano rivestite da un sistema di serpentine che erano direttamente collegate a due giganteschi motori che comprimevano l'anidride carbonica per raffreddare l'aria. Le celle erano poi rivestite di sughero per isolarle dal resto della nave e mantenere il freddo al loro interno. E come al solito una piccola curiosità. Molto probabilmente le celle frigorifere furono la causa dell'implosione della poppa dopo il suo totale inabissamento. Proprio quei locali rimasero ancora pieni d'aria durante l'inabissamento della poppa e la sua discesa verso il fondale marino. L'aumento della pressione all'esterno della poppa durante la sua discesa rispetto a quella che era rimasta al suo interno causò proprio la parziale implosione di quella parte della nave. La poppa venne poi distrutta totalmente dai danni causati dall'implosione e le enormi forze dell'acqua durante la discesa. Questa teoria è validata dalle testimonianze dei superstiti che affermarono che il luogo del naufragio era totalmente ricoperto da pezzi di sughero.
Come abbiamo detto prima, il sughero era il materiale che rivestiva e isolava le celle frigorifere. Quando si parla di implosione della poppa, non si intende un'implosione catastrofica come è stata ad esempio quella del Titan, ma di alcune micro implosioni all'interno della nave che ne hanno poi compromesso la struttura. Lo scafo ormai danneggiato è stato poi ulteriormente disintegrato dall'enorme forza dell'acqua che entrava dentro la nave durante la discesa. Voglio farvi notare un dettaglio storico molto accurato che Cameron ha voluto includere in una scena del film. È un dettaglio che nessuno nota ed è anche un po' difficile da vedere, ma rimanete fino alla fine del video e sarà tutto molto più chiaro. La scena è questa. La stampa conosce già la grandezza del Titanic, ora voglio che si meravigli della sua velocità. Dobbiamo fornir loro materiale. Questo viaggio inaugurale del Titanic deve finire in prima pagina. Quella conversazione è ispirata dalla testimonianza di una passeggera di prima classe di nome Elizabeth Lindsay Lyons che era a pranzo nella sala da pranzo di prima classe sul ponte D al tavolo a fianco a quello di Ismay e del capitano Smith. Elizabeth testimoniò di aver ascoltato proprio Ismay mettere pressioni al capitano per andare più veloce durante la traversata. Cameron ha fatto interpretare Lindsay Lyons da un'attrice e la mette proprio sullo sfondo durante la scena. E notare il dettaglio di come lei lanci proprio un'occhiata a Ismay durante la conversazione. I dormitori e le aree degli operai erano situate sotto la prua della nave. L'ingresso era direttamente sotto la prua e collegava le cucine e la mensa dei fuochisti. Poi c'erano delle scale a chiocciola che portavano ai vari livelli e ai vari dormitori. Le scale arrivavano fino al ponte più basso della nave in modo da avere accesso anche alle merci e al cargo della nave. Qui stiamo percorrendo quelle scale a chiocciola che vi ho fatto vedere prima e siamo arrivati fino al ponte E. Questo che vediamo qui davanti è il pozzo che collegava la stiva al portellone per le merci presente sul well deck di prua. Girando intorno al pozzo andiamo avanti su questo corridoio che lo percorre per tutto il perimetro e ci troviamo nel corridoio che ci porta direttamente in uno dei dormitori dei fuochisti. A bordo del Titanic lavoravano 18 donne, tutte come cameriere, e le loro stanze erano tutte cabine doppie situate tra le varie aree di prima e di seconda classe. Ma la White Star Line esiste ancora? Purtroppo no. Ora vi racconto com'è andata in declino la società. Alla White Star occorsero diversi anni per riprendersi dal danno causato dal naufragio del Titanic e per recuperare la reputazione persa vennero effettuate tantissime modifiche in termini di sicurezza sia sulla Olympic che sulla nuova Britannic. La Olympic ebbe una bellissima carriera ventennale mentre il Britannic venne affondato durante la Prima Guerra Mondiale. La perdita di un'altra nave così imponente colpì nuovamente le finanze della White Star Line, che però continuò ad operare le sue navi fino a dopo la guerra nel tentativo di recuperare gli investimenti perduti. Dopo la guerra i tedeschi nel tentativo di scusarsi per aver affondato due navi della White Star Line come il Britannic e la Oceanic donarono proprio alla White Star due navi che vennero poi rinominate Majestic e Homeric. Il Majestic diventò la nuova ammiraglia della White Star Line e la nuova nave più grande del mondo. Purtroppo gli azionisti della White Star preferirono investire i loro soldi in alcuni investimenti sbagliati invece di fare manutenzione alle proprie navi. Come nel caso del Majestic, il cui scafo stava cominciando a creparsi proprio dovuto alle tante sollecitazioni dovute alle varie traversate atlantiche. Verso la fine degli anni 20 la flotta ventennale cominciava a risentire dei tantissimi anni di servizio e inoltre alcuni cambiamenti riguardanti le leggi sull'immigrazione e lo scoppio della Grande Depressione colpirono gravemente le finanze della White Star Line. La compagnia dichiarò bancarotta nel 1932. Nel 1933 il governo britannico garantì assistenza sia alla White Star Line che alla Cunard Line, favorendo la fusione delle due compagnie in modo tale da garantire un servizio efficiente di trasporto sull'Atlantico. Nacque così la Cunard White Star Line.
La Cunard però era molto più forte economicamente rispetto alla White Star già dagli albori delle due compagnie, quindi cominciò ad acquistare sempre più proprietà appartenute alla White Star Line e mandò alla demolizione tantissime navi ormai vecchie come la Olympic, l'Homeric o il Majestic. La Cunard assorbì totalmente la White Star Line nel 1947 e ritornò a navigare nel 1949 solamente sotto il nome Cunard. La costruzione dell'ultima nave della White Star Line, il nuovo Oceanic, venne bloccata e quello che era stato costruito dello scafo demolito. L'unica nave sopravvissuta oggi della White Star Line è l'SS Nomadic, il tender del Titanic. Ma alla fine, chi venne incolpato per l'affondamento del Titanic? Praticamente nessuno. Vi spiego velocemente cosa è uscito fuori dalle due inchieste fatte dopo l'affondamento. Già dal giorno dopo dell'arrivo del Carpazia a New York, una commissione del Senato degli Stati Uniti cominciò ad ascoltare i superstiti. Gli interrogatori iniziarono il 19 aprile e si conclusero il 25 maggio 1912. Vennero ascoltate in totale 82 persone, il primo di questi fu proprio Bruce Ismay, il presidente della White Star Line. Ancora oggi molte persone pensano che Bruce Ismay sarebbe dovuto affondare con la nave, ma lui durante il processo si difese dicendo che si salvò sulla zattera C esclusivamente perché non c'erano più donne e bambini presenti nell'area. Inoltre venne anche accusato di aver persuaso il comandante Smith ad aumentare la velocità. Il Senato però non trovò prove evidenti a riguardo, ma concluse che solamente la presenza di Ismay sulla nave avrebbe potuto comunque influire sulle decisioni del comandante. Un altro dei testimoni chiave fu il secondo ufficiale Charles Lightoller, che difese le azioni del comandante Smith. L'inchiesta americana non riuscì effettivamente a stabilire un colpevole, ma applicò dei cambiamenti che dovevano essere introdotti subito dopo la tragedia. Stabilì infatti che tutte le navi dovevano essere equipaggiate con un numero sufficiente di scialuppe sia per i passeggeri che per l'equipaggio. Che l'equipaggio doveva essere propriamente addestrato a calare le scialuppe e che dovevano essere effettuate regolari esercitazioni di evacuazione. Infine che le navi dovevano essere tutte equipaggiate con almeno due fari di ricerca e che la sala Marconi doveva rimanere operativa 24 ore su 24. Dopo l'inchiesta americana ne venne effettuata un'altra dalla Board of Trade britannica che iniziò il 2 maggio e si concluse il 3 luglio 1912. Vennero fatte nuovamente le stesse domande già fatte precedentemente dall'inchiesta americana, ma si cercò anche di stabilire quanto effettivamente la nave fosse sicura, se ai passeggeri di terza classe fosse stato impedito di salire sulle scialuppe, quanti e quali messaggi iceberg vennero ricevuti e se il Californian avesse effettivamente ignorato i segnali di aiuto. Vennero ascoltate 97 persone, tra cui una delle più influenti fu proprio Sir Cosimo Duff Gordon. Venne riascoltato anche Bruce Ismay, ma anche nell'inchiesta britannica non vennero mosse accuse a suo conto. Le conclusioni dell'inchiesta britannica furono che la nave andava troppo veloce, che le scialuppe vennero gestite male e che non si tenne allerta massima in una situazione di pericolo come quella della notte dell'affondamento. Non venne data nessuna colpa al numero inferiore di scialuppe perché proprio la Board of Trade era quella che stava conducendo l'inchiesta britannica e proprio la Board of Trade non aveva aggiornato le regolamentazioni riguardanti il numero di scialuppe. Non era quindi imputabile nessuna colpa in quanto il Titanic era a norma di legge. Si concluse che i passeggeri di terza classe non vennero intrappolati nei ponti inferiori della nave e si concluse che il Californian avrebbe potuto salvare quasi se non tutte le persone a bordo del Titanic. Non vennero mosse accuse nemmeno contro la White Star Line perché la Board of Trade britannica reputò che un'accusa del genere avrebbe potuto infangare la reputazione della compagnia e quindi tantissimi passeggeri sarebbero stati dirottati su compagnie di navigazione non inglesi. L'inchiesta britannica stipulò alcuni cambiamenti che dovevano essere effettuati, come ad esempio l'innalzamento delle paratie stagne fino ai ponti più alti delle navi, che le scialuppe dovevano essere sufficienti per tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri, che le vedette dovevano effettuare delle visite oculistiche regolari e che le navi dovevano rallentare in caso di pericolo. Dopo le inchieste, nel 1914 venne creato l'International Ice Patrol sotto la direzione della Guardia Costiera Americana per la segnalazione e il monitoraggio del movimento degli iceberg sulle rotte commerciali dell'Atlantico.
Oggi mi sento un po' patriottico e visto che me l'avete chiesto anche in tanti, parliamo degli italiani a bordo del Titanic. Purtroppo è molto complicato risalire con certezza l'elenco dei nostri connazionali a bordo del Titanic, dato che molti di loro erano già emigrati in Inghilterra da parecchi anni e avendo il domicilio proprio lì risultano dai registri come passeggeri inglesi. Sappiamo però che il numero totale degli italiani sul Titanic era di 43, 11 dei quali erano passeggeri. Gli altri erano tutti camerieri o comunque responsabili di sala del ristorante alla carta di bordo gestito dall'italiano Luigi Gatti. Oggi voglio parlarvi proprio di lui. Affinché il servizio a bordo del Titanic fosse perfetto, vennero effettuate rigorosissime selezioni per quanto riguarda la gestione del ristorante alla carta di bordo e la scelta cadde proprio su Gaspare Antonio Pietro Gatti. Ma lui si faceva chiamare da tutti Luigi. Luigi Gatti nasce il 3 gennaio 1875 a Montaldo Pavese. Era capricorno come me. Lasciò l'Italia molto giovane per cercare fortuna in Inghilterra. Dopo una lunghissima gavetta riuscì ad ottenere la gestione di importanti ristoranti a Londra e poi venne successivamente ingaggiato dalla White Star Line per gestire l'enorme ristorante alla carta dell'Olympic per poi passare a quello del Titanic. Gatti scelse personalmente il personale di sala, scegliendo soprattutto tra italiani che avevano già lavorato in rinomati ristoranti di Londra. Purtroppo la notte dell'affondamento tutti i dipendenti del ristorante alla carta morirono, incluso Gatti. Purtroppo l'assunzione tardiva di molti dei dipendenti di Gatti impedì di stilare un elenco dettagliato di chi effettivamente lavorava in quel ristorante. E questo rese molto complicato stabilire il numero esatto di chi effettivamente fosse annegato o disperso quella notte. Il corpo di Gatti invece venne ritrovato in mare e venne riconosciuto tramite un grosso anello di diamanti che portava insieme a due gemelli da polso che riportavano proprio le lettere LG, Luigi Gatti. Il suo corpo oggi si trova nel cimitero di Halifax in Canada. Dei 43 italiani a bordo, purtroppo se ne salvarono solamente tre, tra cui una sola donna di nome Argene Genovesi. Questa è un'altra domanda che mi avete fatto in tanti, quindi se i fumaioli sono stati trovati effettivamente sul relitto. Sì, sono stati trovati, ma c'è un ma. Tutti sappiamo che il Titanic sta scomparendo perché viene mangiato da questi batteri. Sti infami che cosa fanno? Mangiano il ferro creando quelle strutture che sembrano stalattiti di colore arancione rossastro che ricoprono il relitto. Mentre lo scafo del Titanic era stato costruito con delle lastre di ferro molto spesse, i fumaioli, come ho spiegato già nel video dove ne parlavo un po' più nel dettaglio, erano stati costruiti con delle lastre di ferro di 1 centimetro circa, quindi molto più sottili. Quindi, mentre lo scafo del Titanic si deteriora a un ritmo un po' più lento, i fumaioli purtroppo sono quasi del tutto scomparsi. Il fumaiolo è stato ritrovato nel campo di detriti a fianco alla parte di poppa. Questo è quello che rimane del fumaiolo. Nella prima foto in alto, infatti, vediamo che la struttura principale è stata completamente mangiata dai batteri. Quello che è rimasto visibile sono i fischietti. I fischietti erano fatti di bronzo, non di ferro, quindi anche a quella profondità non si deteriorano. Rimanete fino alla fine del video perché vi farò vedere una cosa bellissima. I fischietti sono stati recuperati e completamente restaurati, ma quello che si sono chiesti i ricercatori dopo il restauro è stato: funzioneranno ancora? Ebbene sì, funzionavano ancora. È stato organizzato un grande evento con centinaia di appassionati del Titanic, nel quale i fischietti sono stati collegati ad aria compressa e finalmente abbiamo potuto ascoltare che rumore faceva il Titanic. Ascoltate bene. Three, two, one.